destra, poi dritta. Mi mandereste dei rifornimenti nel Fretchwald? Arrivo subito. Chiedo scusa. Ops, una delle cose che adoro in questa città è che quando giri l'angolo non sai mai chi potresti incontrare. Vediamo cos'hai. Siamo. A posto, chiamo, siedi. Al tuo posto. Attenzione. Attenzione. Perché vuoi creare problemi? Tu devi essere il negro. Mi chiamo Lincoln Clay, figlio di puttana. Negro Lincoln Clay vogliono dire la stessa cosa. Che il signor Clay uccise l'ultimo capo, fu allora che prese di mira Sal Marcano? Sentite, come ho detto prima, era la stessa strategia usata in Vietnam. Se vuoi abbattere lo stronzo che sta in cima, prendi di mira i suoi uomini e le sue infrastrutture, elimini la sua abilità di contrattaccare. E prima che se ne accorga, lo stronzo è tutto solo, col suo cazzo di culo per terra. Pare che la tua valutazione di Remy Duval fosse corretta. Senti un po' qua. Guarda che sta facendo a noi. Al quartiere, alle nostre case. Mi rifiuto di starmene in disparte a guardare un negro dalle labbra a canotto che calpesta tutto ciò che c'è caro. E che cosa speri di ottenere in questo modo? Strozzerò quel figlio di puttana, ecco che cosa otterrò. Ti chiedo scusa. Non dovrei usare questo linguaggio. Ti sta soltanto provocando, Remy. Sei troppo importante per farti invischiare in queste cose. È una situazione infelice? Certo che lo è. Ma ciò che fa non cambia un bel niente. Lascia che se ne occupino Sal e i suoi. Sal e i suoi? Olivia, la gente del quartiere si aspetta che la protegga io, non degli stronzi italiani imbrillantinati. No. Io. Devo essere io a reagire. Mandare un messaggio a quei negri e anche agli italiani. Qui a Frisco Fields ci proteggiamo da soli. È un grosso errore, Remy. Potresti rovinare tutto ciò per cui abbiamo lavorato fino ad ora. Il nostro stesso modo di vivere è sotto attacco e credi che mi importi qualcosa di un casino?
Alle volte credo che dimentichi la tua condizione sociale, Olivia. Poco più tardi, Olivia ha chiamato Sal, dicendogli che gli amici dell'Unione Sudista ti stavano cercando. Se torni lassù, sono certo che non ci vorrà molto prima che incappi in qualcuno di loro. Fatti dire dove si nasconde Remy. Sì, dopo quello stronzo, toccherà a Olivia. Ma arrivare a una come lei non sarà facile. Tra gli uomini di Marcano e tutti gli stronzi bianchi e ricchi che frequenta, mi vedranno arrivare da un chilometro. Valuta le nostre opzioni e trova un piano. Ok, valuterò le nostre opzioni e troverò un piano. Mi prendi per il culo? L'igiene personale è molto importante. Burke dice che puoi aiutarmi ad ammorbidire gli spiriti, vero? Ma certo. Sto ancora cercando di ambientarmi in questo distretto. Ho certo una sprovveduta. Oh! Potere a sud, stronzo! Arriparo! Thank you.
Duval. E va bene. Sta mettendo su una battuta di caccia con i ragazzi dell'Unione. Stanotte, al vecchio Belvedere. Vengono a prendersi il tuo culo. Dovranno iniziare senza di te. Hai presente l'acceleratore? Usalo! Sono a Frisco. Dei rifornimenti mi farebbero comodo. Vengo dalle tue parti ora. Vedi qualcosa che ti serve? Vediamo cos'hai. Però ti piace? Ci vediamo dopo. Eccoci qua, sulle rovine del secolo passato. Non mi piace. Proprio qui, il mio bisnonno si unì ai suoi fratelli per difendere la Louisiana dall'avanzata nordista. E proprio in questo punto morì per salvaguardare le virtù e i valori del suo popolo. Sacrificò la sua stessa vita in nome della libertà di questo stato per impedire l'invasione del Lord Avaro. Uno di questi barbari ora è qui tra noi, in questo momento, pronto a squarciare la gola a donne e uomini bianchi, proprio ora. So cosa state pensando. Vaffanculo a questa città. Vaffanculo ai delinquenti e agli spacciatori. Vaffanculo ai ladri e ai ricattatori. Vaffanculo ai politici. Prendo i nostri voti
Godono e ingrassano sulle spalle dei bianchi. Vaffanculo agli italiani che fanno schifo il doppio e hanno anche il coraggio di camminare a testa alta. Mi guardo intorno e vedo questi invasori che si insinuano nella nostra città, che chiedono pietà ma non ne hanno per gli altri. Vuoi beccarti una pallottola? Eccolo, è qui! Sei morto sotto i cazzi! Cambio caricatore! Visto passare nessuno? Come fa uno così grosso a nascondersi? Controllo se è ancora là. Si accerca. Arrivato! Quel di puttana vuole prenderci di sorpresa! Addosso! Questo stronzo ci sta rovinando! Abbiamo messo il... Non è morto da molto. Cerchiamo da un'altra parte! Diamo il benvenuto al nostro amico abbronzato, gente! Niente. Ok, muoviamoci! Niente. Ok, muoviamoci. Figlio di puttana, vieni fuori. Chi glielo dice a sua madre? È ancora qui. Prima o poi deve farsi vedere.
Di qualcosa, su. Prima o poi deve farsi vedere. Lincoln Clay! Andiamo! Farò molto in fretta! E adesso, negro? E adesso? Adesso accendiamo il fuoco. Una scena orribile qui a Frisco Fields per l'efferato omicidio di Remy Duval, uno dei nostri concittadini più importanti. Testimoni raccontano che è stato legato a una croce e dato alle fiamme. Vediamo di ottenere una dichiarazione ufficiale. Capo Wilson, vuole fare un commento? Sono quei dannati negri. Devono essere radunati e giustiziati dal primo all'ultimo. Una dichiarazione forte. Devi toglierti la merda dagli occhi, figliolo, e guardarti intorno. È in corso una fottuta guerra. Olivia è al country club. Sali, ti aggiorno strada facendo. Vuoi farti due risate? Marcano ha problemi immobiliari. Ancora non capisco per quale motivo Olivia Marcano venne coinvolta. A detta di tutti, possedeva due o tre volte il patrimonio di Sal Marcano. I soldi non le importavano affatto. A quanto ho capito, aveva ingaggiato qualcuno per uccidere Lucio. Voleva gestire lei le cose. La verità? Credo le piacessero tutte quelle stronzate mafiose. Siamo fottuti, Olivia, hai capito? Quel figlio di puttana di Duval non ci ha incluso nel testamento e ora andrà tutto al suo dannato nipote. Hai esaminato tu stesso il testamento? Ho letto la parte che dice che la terra su cui costruisco il casino ora andrà a Steven Testa di Cazzo de Garmo. L'ho letta quella. 6 mesi fa Remy modificò il testamento, ma non lo firmò. Di che diavolo stai parlando? Affinché sia valido, il testamento deve essere firmato. Dannazione, donna, quello lo so. Cosa significa per noi? Significa che ho motivo di contestarlo. Con Remy eravamo soci in affari in molte imprese e una delle mie compagnie ha quella terra come risorsa ausiliaria. Sembra il sogno di un avvocato. Quanto mi costerà una cosa del genere? Non ne ho la più pallida idea.
Quasi ogni centesimo che ho è impegnato per il casinò. Non posso permettermi una battaglia legale. Deve esserci un'altra via d'uscita, cazzo. Steven verrà in città per il funerale. Potrei organizzare un incontro, offrirgli una percentuale dei profitti nel casinò se rinuncia al terreno. Sì. Sì, potrebbe funzionare. Quando avrà firmato ci occuperemo di lui. Va bene, organizza. Ma la mia pazienza è finita, mi sono spiegato, Olivia. Sono stanco di queste stronzate. Abbi un po' di fede, Sal. Il signor Clay entrò nel country club vestito da cameriere? Chiunque fosse là era o un ricco stronzo o un membro dell'Unione Sudista, quindi far entrare Lincoln fu semplice. Metti un uniforme a un nero e diventerà praticamente invisibile. Diavolo, l'ho portato io passando dal cancello principale. Nessuno ci ha guardato due volte. Andiamo. Di certo, una semplice uniforme non poteva bastare per superare gli addetti alla sicurezza della signora Marcano. Preparai una fialetta di LSD ad azione rapida. Sa, la stessa formula base che usavamo per l'MK Ultra, e la diedi a Lincoln. Usò una siringa per metterne un paio di gocce in ogni drink che serviva. Nel giro di un paio di minuti, chiunque bevesse quella roba andava fottutamente fuori di testa. Ah, fanculo. Beh, che è successo? Non so come si annoda il farfallino. Sei sicuro di farcela? Merda. Entro, metto fuori gioco le guardie con l'LSD e raggiungo Olivia. E non cadere nelle provocazioni di quei coglioni. Ricordati che non puoi portare armi con te. Come va, amico? Segui il vialetto, poi gira a sinistra. Ci siamo. Hai la scatola, dentro c'è la siringa. Ricordati che quella roba fa effetto subito. Basta una dose per partire in due secondi. Bene. Meglio non dargli il tempo di capire che succede. Fatti dare un'occhiata. Se ti fanno fuori, almeno ti seppelliscono con qualcosa di decente addosso. Vaffanculo. Tutti gli altri sono arrivati in tempo. E i bianchi hanno messo le mani anche addosso agli altri. È il loro lavoro, negro! Mi hanno portato fuori e chiesto da dove vengo e dove ho preso la macchina. O ti metti quell'uniforme o porti via il culo dalla mia cucina, Claudel. Seguimi. Seguitemi. Da una pulita al bancone! Sembra che ci abbiano cagato sopra! Non c'è niente di... Tra poco arriverà la signorina Olivia per dire qualche parola sul povero signor Re. Cazzo, non c'è niente di peggio di un negro col culo pesante. Portane fuori uno e inizia a servire da bere. E non ti azzardare a rivolgere la parola a nessuno, chiaro? Porta da bere a quella gente. No, fermo lì. Aspetta! Non ti paghiamo per fare niente. Vai a servire quei poveracci. Bevete, figli di puttana. Allora c'è un sospettato? Neanche uno. Il vecchio Earl manderà i suoi all'Hollow a spaventare un po' quelle scimmie. Non ce lo vedo come un negro. Le scimmie non sono delle cime, ma se ti distrai un attimo, te lo ficcano in culo.
Prima di tutto, vorrei ringraziarvi personalmente per essere qui a salutare il nostro caro amico Remy Duval. So bene che a causa della violenza che ha colpito la nostra comunità, sarebbe più sicuro stare in casa o lasciare la città. Ma voi avete fatto quello che avrebbe fatto Remy. Non siete fuggiti, non vi siete lasciati intimidire. Non esagero quando dico che Remy era un uomo impavido. Eppure, ciò che più mi mancherà di lui non sarà il suo coraggio, ma il fatto che Remy Duval ha dato a questa città, anzi, a tutti noi, una voce. Chi ha ucciso Remy ha strappato a questa città un uomo che ne ha fatto la storia e che rispettava il nostro comune retaggio cristiano, le cui radici si estendono fino all'Europa. Remy era un mio carissimo amico. Un amico di tutti noi. E il modo migliore per onorare la sua memoria è riprenderci la nostra città e salvaguardare il nostro amato stile di vita. A Remy! A Remy! A Remy! Signore, non so cosa crede di aver visto. Visto il mio cliente con quella Marcano. So che il signor De Garmo è qui. E andrò alla polizia. Già. Ti va di venire da me a vedere la partita sabato? Ok. Sì, mancherà anche a me. Infatti neanch'io ho mai visto il nipote. Ehi, ho sentito che ci sono dei quella bottiglia. Forse. Parla, quanto ne sai? Beh, diciamo solo che la fortuna di Duval era molto più abbondante quando suo padre è morto. Capisco? Sì, mancherà anche a me. Il negro che ha ucciso Remy rimpiangerà di essere nato. Reginald, porta qui quella bottiglia, prego, bello. Abbassa la voce. Eh? Oh, ma lui è uno di quelli buoni. Ci vuole tempo, tesoro. L'incontro? A Remy avrebbe fatto piacere. È bellissimo. Di botte e mi basta andare a Lolo. Possono competere con noi americani. Remy avrebbe apprezzato molto. Sparito tu, ragazzo! Fino all'ultimo cazzo di centesimo. Visto. E adesso cosa dico agli altri? Gli diremmo di tenere alto le mie condoglianze. Bello. Anche perché al momento è l'unica cosa che rimane all'Unione Sudista. Ehi, novellino, si fuma di qua. Hai visto com'è ridotto Clarence? Scommetto che ha assaggiato qualcosa che gira da queste parti. E pensare che era uno così in gamba. Gli sta bene. Negro di qua, negro di là. Non sa dire altro. Mi secca sentirlo dai bianchi, figurati da uno dei nostri. Forse così si deciderà a cambiare il suo modo di gestire le cose. Non sarà mai troppo presto.
luna. Chi se ne frega, tanto saranno solo bianchi. Fanculo! Senza dubbio. Che schifo! Se fossi in te non andrei là fuori. Quella gente ha qualcosa di pericoloso. Non mi importa cosa dice Clares. Io rimango qui. Quella gente è impazzita. Prova e ammazza quel bianco. Aspetta, come... che stavo dicendo? Come faccio a fartelo capire? È tutto collegato. Noi, tu, io, lui. Siamo tutti collegati. Vedi? Esce di luce. Però che pazzesca. Andiamo domenica a messa. Cazzo, Donovan. Questa gente è fuori di testa. Remy. No, aspetta. Qualcosa deve passare. Io. Portatemi via. Mi subito. Seduto. Sì, signore. Voglio altri uomini davanti all'ingresso e sul retro. Nessuno deve entrare senza il mio permesso. Devo dire qualcosa agli ospiti? Tipo? Li hai visti? Si sono beccati tutti una specie di malattia. Cosa? Mi spiace tanto. Per la signora Marcano? Sì, cioè, sì signore. Entra pure. Mettilo sul bancone. Quindi niente? No signora, e l'hanno pestato per bene. Staccagli una mano, vediamo se cambia idea. Dobbiamo andare via prima che il casino di sotto peggiori. Il nostro amico negro è un po' tardo. Potete aiutarlo ad uscire? Va bene, ragazzone. È ora che ti fai un giro. Signora Olivia, sei già giù. Morto. Sparate a quel bambino! È qui! Gli alligatori adorano i negri! Qualcuno protegga! Marcano! Fatelo! Sì! Colpito! Lo stronzo mi ha preso! Ammazzate quello stronzo! Ricarico! Il ragazzo sa sparare bene! Porta il culo dall'altra parte! Ci sono! In pugno, coglione! Non... avrei mai pensato... che ti sparassero. Esattamente. La prima volta che vidi Lucio... era così bello. Elegante, bello. Indossava gli abiti migliori. Guidava le auto più veloci. C'è sempre stato qualcosa di incredibilmente romantico in tutto questo. Non c'è niente di romantico nel rapinare e uccidere la gente. Beh, forse no. Ma di sicuro era così emozionante. Dov'è De Garmo? De Garmo? Lo tengono in un edificio giù vicino all'acqua. Pensavo mi avresti uccisa. Non ne vale la pena. Signorina Marcano, abbiamo sentito degli spari!
Signorina Olivia, è qui dentro? Signorina Olivia! Merda. Mettetevi tutti là e non fatelo avvicinare. Allora, non te lo chiederò una seconda volta. O rinunci a quel terreno, o giuro su Dio che ti romperò ogni osso che hai nel corpo. Mi hai capito? Io non firmo un bel niente. Spero quasi che qualcuno venga a fare un po' di casino. Tanto non ti ascolta nessuno. Proprio al momento giusto. Che cazzo era quel rumore? Queste scarpe le butto. Ok. Attento, capito? Chiudi quella bocca. Vai in vista. Cazzo, questo è morto. Merda, cosa è stato? Se questo caldo non finisce, mi sparo in bocca. Sto cercando di concentrarmi. Ah.
Sono impazzito o l'avete sentito anche voi? Sei ancora vivo? Dai, non farti desiderare! Tanto non ti ascolta nessuno. Non ci si vede da un po', eh? Sì, sì. Che cazzo era? Proprio al momento giusto. Non mi interessa. Che situazione di merda. Che cazzo è stato? Grande, devo pure andare al cesso. Sto cercando di concentrarmi. Situazione di merda. Come ti pare? Come va? Zitto e lavora. Se solo non facesse così caldo. E levati. È l'umidità del cazzo. Parla da solo, io non ti ascolto. Giuro, ho sentito qualcosa. I piedi mi stanno uccidendo. Siamo nella merda, cazzo! Toccherà farmi due docce. Lavora e zitto, ok? Attento, capito? Basta parlare. Non credo fosse solo un topo. Chi c'è? Merda! Cos'è stato? Trovato qualcosa? Ehi! Hai scelto la persona sbagliata.
Go! Ehi! Ehi! Di qua! Ti piatto! Vado a nascondermi! Ti incido un bel sorriso! Torniamo indietro. Quello stronzo se n'è andato. Merda. Dall'altra... Ti troverò! E nemmeno l'ombra! Cristo, mi sono giocato la mano! Le Garmo, lo porto via di qui, ma dobbiamo muoverci. Marcano potrebbe aver mandato altri uomini. Sì. Ok. Mi sono giocato la mano! Remy, nemmeno la conoscevo! Fermo la macchina. Pessima idea. Fammi uscire, cazzo! Quanto credi di poter resistere? Marcano non si darà pace finché non ti avrà trovato. Mi ha rotto la mano! Merda! Voglio andare a casa. Lo so. Ascolta, ho un amico. Ti terrà d'occhio al sicuro per un po', almeno finché le acque non si calmano. Ok, grazie. Mi hai salvato la vita. Nessun problema. Successo a Steven De Garmo. Lincoln lo lasciò con me e io lo feci sparire. E sa dove si trova ora De Garmo? Lo direi a voi stronzi, eh? Buongiorno, signora Marcano. Sono qui con la colazione. Rinfreschiamo un po' la stanza. Facciamo entrare un po' di sole. Così va meglio. Mi sta dicendo che Lincoln Clay non assassinò Olivia Marcano? Non uccideva donne, a meno che non fosse necessario. Lo trovo molto difficile da credere. Nel 67 eravamo in un bar a Saigon quando entrò questa puttana gialla. Con la gonna che le copriva a malapena il culo e cominciò a offrire pompini a tutti. Tu vuole succhiafotti? Tu vuole boom boom? A quel punto tira fuori una granata e uccide tre tizi. Dei marine nel bar volevano staccarle la testa, ma Lincoln li fermò e li tenne a bada fino all'arrivo della polizia. Se non uccise quella troia, di sicuro non può aver ucciso Olivia Marcano. Lincoln una volta mi disse che non poteva porgere l'altra guancia. Che il mondo non funzionava in quel modo. Ha passato gran parte degli ultimi 40 anni a tentare di smentirlo.
mi sono soltanto illuso. Guarda come ci trattiamo. La compassione è diventata segno di debolezza. E l'avidità è una virtù. I poveri sono considerati moralmente corrotti, mentre gli eccessi dei potenti vengono celebrati. Mandiamo i nostri ragazzi a morire. E per che cosa? Perché qualche furbo possa guadagnarci. Lincoln aveva ragione. L'ha sempre avuta. Non ci saranno altri Dr. King o Bobby Kennedy. Ma purtroppo ci sarà sempre un altro Sal Marcano. Un altro Sammy Robinson. Un altro Lincoln Clay. Siamo persone crudeli e malvagie. Che arrivassi. Nessuno si opporrà più a noi. La città ora è nostra. I miei si stanno dando da fare come hai richiesto. Ci avrei chiamati per un motivo. E penso che tu debba tenerci qui. Vieni qui a predicare la pazienza e la comprensione. Eppure là fuori ce la metti in quel posto. L'ultima volta mi hai chiamato per prendere uno di quei racket e non ho visto un cazzo di niente. Questa volta non mi chiami proprio. Consideralo un avvertimento, perché stai scherzando col fuoco. Sta a te scegliere chi deve prendere una zona, e io lo rispetto. Ma qui parliamo di responsabilità a lungo termine. Ti sei fidato di me per l'ultimo pezzo di città, adesso puoi fidarti di me anche su questo. Tu non sai da quanto tempo aspetto questo momento, Lincoln. Questa è vita. Fanculo a Marcano, fanculo a tutti! Mi hai chiesto aiuto? Mi hai chiesto di dimenticare Baca e tutti gli altri che hai ucciso. Che valore ha per te? Prenditi del tempo. Non facciamo casini nell'ultimo pezzo della città. Capisco, devi... Comincio a pensare che tu non sia meglio di Sammy o di Sal. Questo territorio è perfetto per Cassandra. Abbiamo un sacco di lavoro da fare, fratello, bene. Io pensavo che ormai Lincoln ci avrebbe già uccisi tutti. Guarda che è successo. Abbiamo tolto la città a Marcano senza nemmeno ammazzarci a vicenda. Bisogna andarne fieri. Non tutto è andato come avrei voluto, ma sono fiera di quel che ho e di ciò che sta nascendo. Temevo di diventare merda d'allegatore, ma finché non è così, sono a posto. Cazzo, cazzo! Lo sai da quanto aspettavo che qualcuno si rivelasse un uomo di parola? In tutta la mia vita, tu, Lincoln Clay, sei il primo figlio di puttana di parola che incontro. Grazie! Hai fatto un gran lavoro, Lincoln. Non avrei saputo fare di meglio. Forse. Gesù Cristo, come cazzo abbiamo fatto a passarla liscia? Ero sicuro che avessero già tagliato la gola a Vito Scaletta. Le cose non saranno andate come volevo io. Ma siamo qui e stiamo facendo soldi. E giuro su Dio che io sto davvero molto meglio da vivo che da morto. Siamo la prova vivente che i metodi di Marcano a base di balle e pugnalate alle spalle sono sistemi morti e sepolti. Morti e sepolti almeno quanto lui.